Allora, senatore Candiani, mi dice anche se io dico la parola accoglienza, la cancelliamo dal vocabolario, ci No, piace o non ci piace? dipende a chi è relativa, perché la questione accoglienza va relativata. Cioè, ricordiamoci che questi vengono portati dagli scafisti, vengono indirizzati dagli Chi? Questi scafisti. chi? I Ma chi? clandestini, gli immigrati, chiamateli profughi, chiamateli come volete. Sono umani, Queste saranno persone che differenziate, arrivano in persone Italia non ci umane. arrivano con il traghetto, vengono indirizzati dagli scafisti. Gli scafisti non sono altro che organizzazioni criminali legate, anche in questo caso, all'ISIS, al terrorismo islamico. Quello che Mamma noi mia, diciamo e che sono stiamo dicendo da tempo e che deve essere scafisti. capito è che ci sono diverse modalità con cui l'ISIS sta rendendo la nostra convivenza e la nostra realtà sociale insostenibile. Una di queste è anche il sovraccaricare il sistema sociale di integrazione che non è in grado di macinare milioni e milioni di persone e di integrarle, di quantità di clandestini di persone che vengono poi ad entrare in contrasto soprattutto dove sono le povertà, le miserie. Allora noi dobbiamo dire anche che in questo momento il governo sta spendendo in Italia 1 miliardo di euro per la cosiddetta accoglienza, tenendo persone in albergo. No, sono 1 miliardo di euro, 3 miliardi sul prossimo triennio, tenendo persone in albergo aspettando 2 anni per dirgli se hanno diritto a restare come profughi di zone di guerra oppure se devono essere rispediti al paese. Ma la Non è prima cosa che così. faccio quando uno entra in casa mia è gli chiedo i documenti. Se tu vieni in casa mia e non so chi sei, ma la Malpezia ha voglia di dire che dal parte sulle barche non arrivano altro che profughi. Se io non so chi sei, in casa mia non ti faccio entrare.